Logos Web Radio. Bentornati a Blogos Web Radio. In attesa della giornata di Politicamente Scorretto del 27 novembre, che sarà dedicata ai giornalisti minacciati, abbiamo raccolto la testimonianza di Angela Corica, che è una giornalista di Calabria Ora che ha subito delle minacce. Innanzitutto le abbiamo chiesto di spiegarci un po' meglio quello che è successo e adesso lo ascoltiamo direttamente dalla sua voce. Allora, è successo che il 28 dicembre dello scorso anno io, dopo la questione dei rifiuti, dopo aver fatto diversi articoli sui rifiuti, ho appunto ricevuto questa minaccia, questa intimidazione, e mi hanno sparato appunto 5 colpi di pistola, come tutti sanno, alla macchina, ma prima mi ero occupata di una sorta di isola ecologica mancata, perché non era un'isola ecologica a norma, che accoglieva i rifiuti della raccolta differenziata. E ho fatto una sorta di inchiesta su questo fatto, e scoprendo per caso che c'erano questi rifiuti e che il luogo dove venivano portati da una cooperativa che si occupava dello smaltimento, della gestione, una cooperativa che peraltro era stata incaricata dal comune a gestire la raccolta differenziata, portava questi rifiuti nella discarica che secondo me era abusiva, una discarica abusiva perché non era norma e non aveva le competenze per ospitare un così grande numero di rifiuti differenziati, che di fatto non venivano differenziati perché qualcuno, forse per fastidio, i vicini contadini o della gente, li bruciava nei campi. Quindi ho scritto questa cosa, ho denunciato che i rifiuti venivano bruciati e che questo poteva essere pericoloso per i residenti e per chi poi acquistava i prodotti della campagna, che venivano coltivati a pochi metri, insomma. Dopo aver fatto un po' il quadro della situazione, le abbiamo voluto chiedere quali sono state le reazioni delle persone che la circondano, dai suoi colleghi, ai concittadini, ai politici. Ecco cosa ci ha risposto. Guarda, questa questione ha smosso le coscienze dei miei colleghi, della gente che mi sta intorno, questo sì, ho ricevuto molta solidarietà, soprattutto dai politici, dalle associazioni, sì, però se devo essere sincera, dai cittadini no, anzi forse qualche critica, perché la mentalità è quella del sud tipica e quindi ognuno, soprattutto all'inizio, ha detto si faceva i fatti suoi, non le sarebbe successo nulla. Angela è giovanissima, ha soltanto infatti 24 anni, quindi noi abbiamo voluto chiederle, dopo questa sgradevole esperienza, cosa la spinge a continuare, quali sono i suoi progetti e se si sente realmente protetta. Io oggi continuo, quindi da questo continuo il mio lavoro, da questo senso vivo bene, perché la cosa non mi ha né turbato, cioè turbato sì all'inizio ovvio, però non mi ha influenzato, quindi faccio quello che facevo prima e se ci sono delle cose da dire le dico allo stesso modo, perché alla fine credo che l'intimidazione non sia solo un gesto stupido per mettere paura, per frenare, no? E quindi vado avanti, però insomma cerco di fare quello che posso, non so come, solidarietà da parte della gente, e questo senso di protezione non lo sento, perché se neppure il mio sindaco all'epoca o chi era interessato alla questione ha fatto una sorta di riflessione per capire che c'erano delle colpe, piuttosto che invece attribuirle a me, che mi dovevo fare i fatti miei, allora non credo che sia così protetta. Ringraziamo di nuovo Angela Corica, che è stata disponibilissima, e le auguriamo un in bocca al lupo. E ci auguriamo anche noi un in bocca al lupo, perché ricordiamoci che fino a quando i giornalisti continueranno ad essere minacciati, ne risentirà inevitabilmente anche il nostro diritto di essere informati, che a quanto pare va via via scemando. Per ulteriori informazioni www.politicamentescorretto.org. Un saluto da Giusy Gullo, Blogos Web Radio, www.iblogos.it.